Ben ritrovati di nuovo su Review in You, oggi vado a recensire insieme a voi questa fontana zen, un po' meditativa, sicuramente un ottimo prodotto per abbellire la vostra casa e per creare un effetto rilassante. Sono già andato a toglierla dalla confezione di cartone, tutta imballata veramente bene. Come vedete la statuetta è davvero fatta bene ed è pesante, quindi penso sia una sorta di ceramica o qualche materiale simile. Questo è il Buddha in preghiera, davvero dei bei dettagli, anche la parte dietro, e arriva appunto separato nella scatolina. Comunque si va ad appoggiare, bello pesante, non è vuoto all'interno, si sente. E poi in qua invece abbiamo la parte della fontana, anche qui una resina pesante. Praticamente l'acqua, tramite questa pompetta in dotazione, viene risucchiata. Ci sono anche delle ventose, come vedete, per posizionarlo all'interno di questa vaschetta sul fondo di plastica, e come una pompetta di un acquario prende l'acqua, la fa passare al di sopra tramite un tubo che c'è all'interno, e poi tramite questa valvolina la fa uscire e crea un effetto a cascata che si riversa poi qua nei contenitori. E qua c'è anche un foro dove poi si va a posizionare il piccolo LED, che è di colore bianco, quindi una lucina bianca. Vi faccio vedere anche al di sotto, questo qua è il tubo di cui vi parlavo, e qua invece inserite il cavetto della lucina. Mi raccomando, per avere un effetto silenzioso è importante riempire bene l'acqua, la vaschetta, scusatemi, con il giusto quantitativo di acqua. E un consiglio che vi do: cercate di mettere magari dell'acqua distillata, perché tende a fare meno calcare. Ha sicuramente quello di questo prodotto, ha quell'effetto, diciamo, rilassante sia dal punto di vista visivo ma anche sonoro, magari può anche aiutarvi a dormire. Vi consiglio di acquistare questo prodotto e vi lascio il link in descrizione di Amazon, sia di questo prodotto ma anche della fontana che avevo recensito simile tempo fa. Vi lascio anche quel link in descrizione. Se avete domande non esitate a pormele. Alla prossima review.